Ok. Mi scuso per non essere fisicamente presente insieme a voi. Sfortunatamente, quando ho ricevuto il cortese invito a partecipare a questo convegno, avevo già assunto l'impegno di tenere una delle relazioni introduttive a una convention che si svolge ogni 2 anni a livello europeo e che è dedicata alle implicazioni legali dell'avvento del software libero. Mi spiace in modo particolare di non poter partecipare a un dibattito che si prospetta come estremamente importante, sia per l'autorevolezza dei relatori, sia soprattutto per la rilevanza dei temi che saranno trattati. Di norma, quando ricevo l'invito, da me particolarmente gradito, a partecipare a un incontro come questo, di norma dicevo, sono invitato per parlare di questioni tecnologiche, come logica in relazione al mio mestiere di tecnologo. E i temi da discutere in questo contesto sarebbero numerosi. Ne cito qualcuno: il cloud computing, che ho rappresentato su questo lucido tema emergente di grosso interesse dal punto di vista scientifico-tecnico, con delle implicazioni di natura politica ed economica non trascurabili. Il porre in sicurezza i domain name server, altra questione estremamente interessante. E come terza questione interessante, una delle molte, insomma, perché in questo momento mi viene in mente anche l'esplosione del video su internet, la grande rivoluzione di questi ultimi anni. E ultimo tema interessante sul quale varrà la pena discutere in un altro contesto è quello della transizione dall'IPv4 all'IPv6, un passo assolutamente necessario in relazione alla incipiente esplosione dell'internet delle cose. Si tratta di questioni indubbiamente importanti, anche con implicazioni economiche non trascurabili. Sto pensando in questo momento alla transizione dall'IPv4 all'IPv6. Tuttavia, in rapporto alla rilevanza sociale, economica e industriale dell'Internet nel suo complesso, gli investimenti necessari per risolvere questi obiettivi a cui ho fatto cenno appaiono relativamente modesti. Ed è per questo che soffermerò il mio intervento su una questione che non ha carattere scientifico-tecnico, ma ha prevalentemente carattere politico. In effetti, sono rimasto turbato, spaventato, terrorizzato negli ultimi 2 mesi da una serie di notizie che si sono rincorse. La prima notizia è stata quella dell'accordo tra Verizon e Google per la creazione di un internet di fascia alta, economicamente parlando, di un internet premium, una chiara violazione di quella che noi prediligiamo chiamare la neutralità della rete. Poi, proprio un paio di giorni dopo aver appreso di questo accordo, ho preso consapevolezza di una difficoltà tecnica. Lavoravo in un gruppo di progetto che cerca di tenere inseriti nella classe i bimbi gravemente ammalati, soprattutto i bimbi oncologici che, essendo immunodepressi, non possono frequentare la scuola. Ebbene, era un progetto in sostanza di videoconferenza, di streaming, per il quale noi pensavamo di adottare le chiavette della Vodafone. Ma dopo tanti tentativi abbiamo scoperto che la Vodafone intercettava e filtrava i pacchetti video. Quando uno affida una lettera alle poste, non pensa neppure che le poste possano aprire la sua lettera per fare un esame dei contenuti, eventualmente per filtrare le lettere. Ebbene, quello che ha fatto Vodafone. Io non sono un giurista, non so valutare dal punto di vista giuridico quell'attività.
quello che ha fatto Vodafone comunque non corrisponde, è una chiarissima violazione ancora una volta della neutralità della rete. E così via, ho messo dei puntini, le attività delle reti sociali servono a creare enormi patrimoni di conoscenza, ma la triste scoperta è che questa conoscenza è di proprietà di coloro che hanno industrialmente organizzato le reti sociali. Perché sono rimasto terrorizzato? Perché io sono un innamorato folle di internet sin dagli anni delle origini, sin da 30-20 anni fa. Un giorno ho affermato ai miei allievi che se il DNA è stata la più importante delle scoperte dell'uomo nell'arco della storia dell'umanità, internet è stata la più importante delle invenzioni. Lo scopriremo presto, perché mai nella storia dell'uomo l'umanità ha avuto a disposizione uno strumento così potente e così efficace per la diffusione del sapere e la crescita delle conoscenze. E proprio agli studenti ai quali ho affermato questo ho presentato un lucido che fa riferimento a un brano del Vangelo secondo Giovanni, i miracoli della rete. Andò Simon Pietro e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e sebbene erano tanti la rete non si strappò. Qui i miracoli di internet sono almeno due sono i più importanti. Il primo è il miracolo tecnologico. Chi ha lavorato sulle reti, come certamente qualcuno dei presenti più anziani, all'epoca della SNA, dell'IBM, della DECnet, della Digital, del MSN, della Microsoft, ricorderà quanto fosse difficile prendere 153 pesci, cioè collegare fra di loro 153 host. Oggi, in ogni istante, 153 milioni di pesci sono catturati, cioè sono disponibili contemporaneamente, sono collegati contemporaneamente in rete per un equivalente di 2 miliardi complessivi di utenti. Ma c'è un altro miracolo che considero ancora più importante per ragioni ideologiche ed economiche, ed è il miracolo di un prodotto così importante che nasce fuori della logica della competizione del mercato, frutto di una collaborazione disinteressata, generalmente gratuita, di grandi intelligenze. Ora, la privatizzazione di internet mi spaventa, perché sarebbe proprio una violazione di quel sogno, sarebbe la morte di quel sogno. La scienza economica ha acquisito due punti importanti, purtroppo contrastanti fra di loro. Il primo è il principio del privato è bello. Indubbiamente nel caso del mercato dei risciò privato è bello, nel senso che se i conducenti dei risciò si possono fare concorrenza fra di loro, i prezzi diminuiscono a beneficio degli utilizzatori dei servizi di trasferimento. Ma in contraddizione con questo principio c'è un altro principio della scienza economica che però viene regolarmente ignorato, non viene mai citato dai grandi guru dell'economia e della politica. Ed è la legge di McAfee, la legge secondo la quale il numero delle attività di servizio e quindi il business che è possibile realizzare attraverso una rete cresce come n per n meno 1 mezzi, tanti quanti sono i collegamenti di n utenti, quindi cresce col quadrato delle utenze, determinando così una chiarissima diseconomia di scala, come la chiamano gli economisti. Chi abbia un tot per cento in più del mercato ha molte più risorse dal mercato stesso attraverso le quali fare investimenti e quindi procedere. Per cui il pesce medio si mangia il pesce piccolo e il pesce grosso si mangia tutti i pesci medi e tutti i pesci piccoli. Ebbene, un esempio clamoroso di adozione del principio numero uno, ignorando il principio numero due, è stata chiaramente la privatizzazione della Telecom. Una importante personalità delle
Authorities ha recentemente annunciato in un'audizione alla Camera, se ricordo bene, che in virtù della privatizzazione gli utenti della telefonia italiana pagano il 40% in meno adesso rispetto ai tempi della telefonia. Affermazione che è sicuramente corretta, io non ho i dati a disposizione, però che non tiene conto del fatto che c'è molta telefonia mobile, non tiene conto del fatto che nel tempo in cui dalla privatizzazione ad oggi si è verificata quest'ultima fase dello sviluppo, in quell'intervallo di tempo è cresciuto almeno di un fattore 100 l'insieme delle prestazioni delle tecnologie della comunicazione a parità di costi. Soprattutto quella grande personalità non ha fatto il confronto tra quanto pagano gli italiani e quanto pagano gli stranieri. Infine, in virtù della privatizzazione o in conseguenza drammatica della privatizzazione, la nostra azienda pubblica, la Telecom, è gravata da 40 miliardi di debiti, per cui di conseguenza ha compresso le sue attività di ricerca e sviluppo che venivano svolte a livelli di assoluta eccellenza mondiale, e sul nostro territorio fanno business gli inglesi, gli egiziani, i cinesi, adesso anche i russi, tutto con un pesante aggravio della bilancia commerciale. Per queste stesse ragioni sono terrorizzato, ripeto, dalla privatizzazione di internet, e allora mi permetto di suggerire due proposte. La prima è nazionalizzare la rete fissa. Sono consapevole che un processo di nazionalizzazione della rete fissa avrebbe implicazioni negative dal punto di vista economico per la nostra Telecom, ma penso che non sia impossibile trovare le soluzioni attraverso le quali la nostra Telecom sia tenuta in vita in condizioni di prosperare. Seconda proposta, imporre a livello di legge una regolamentazione delle reti wireless in virtù delle quali gli internet provider che offrono wireless sul nostro territorio rispettino quello che per noi è un sacro principio, la neutralità della rete. Grazie.